5 punti in 5 partite, frutto di una vittoria Trapani, due pareggi Bologna e Cittadella e due sconfitte Ternana e Latina. Questo lo score del Pescara nel 2015, vale a dire dalla ripresa del campionato ad oggi. Il bello, o il brutto se preferite, è che 4 dei 5 punti portati in classifica sono stati presi in trasferta. È anche vero che i biancazzurri hanno giocato 3 partite fuori e 2 all'Adriatico Cornacchia, ma la raccolta è sempre misera. Con questa media non si va certamente lontano e di sicuro non si entra nei play-off. Il mercato, più che risolvere i problemi di Baroni, sembra averli acuiti. La partenza di Maniero, alla luce di quanto accaduto a Trapani, sembrava essere stato più un toccasana che una disgrazia, ma alla lunga sembrerebbe che le cose non stiano più così. Intanto c'è il problema Melchiorri. L'attaccante non segna dalla vigilia di Natale, quando su assist di Maniero, guarda caso, griffò l'ultima vittoria casalinga del Pescara. Se questa squadra, con fatica e sacrificio, era stata capace di trovare un certo equilibrio e un assetto tattico stabile, è chiaro che con la partenza di Maniero non ce l'ha più. Baroni è andato chiaramente in confusione per quello che riguarda l'attacco. Prima ha proposto Pasquato come spalla di Melchiorri, poi Pettinari, poi ancora Caprari e alla fine Sansovini. Come dire, prima o poi troverò la quadratura del cerchio. A Trapani con Pasquato sembrava averla trovata, peccato però che segnano gli altri ma Melchiorri non segna più. E che dire del centrocampo? Prima Selasi Memusciai, poi Brugman Memusciai, poi Bruno Memusciai e poi ancora Selasi. Insomma, una girandola di scelte che anche qui fanno capire quanto Baroni sia stato disorientato dal mercato biancazzurro. I risultati negativi sono una normale conseguenza di questo stato confusionale nel quale sembrerebbe agire lo staff tecnico pescarese. Vanno rimessi i paletti al più presto, trovare un assetto stabile che dia sicurezza a chi deve sentirsi titolare e stabilità a chi sa di doversi conquistare uno spazio importante. In questa maniera, con la teoria del prima o poi ci azzecco, non si va lontani. Guai a correre il rischio di perdere una certezza che ha accompagnato il campionato del Pescara fino ad oggi, vale a dire il talento di Federico Melchiorri. È lui l'arma in più del Pescara e se si scarica sono guai per tutti.